scendiamo. Oh oh, una gran bella ascia quella, violenza. Tra l'altro me la ricordo quell'ascia. Il tizio messo lì, Gollum tra l'altro. Dai. Ok, calmi un attimo prima di fare... Esatto, prima di fare cose. Allora, qua moneta, sono abbastanza sicuro. Questo è proprio l'angolino dei tesori. 4. Ce ne mancano 4, ti prego. Flagello di Dio. Attila, sei tu? Cosa mi conviene? Cosa mi conviene adesso? Perché mi manca poco per avere l'empietà. Però mi manca molto per fare la santità. L'empietà potrei ottenerla benissimo con i prossimi nemici che uccidiamo. Manca veramente uno sputo. Quindi forse è meglio santità. Anche perché non mi ricordo cos'è l'ultima... Lo so, me lo ricordo adesso qual è l'ultima. Me la ricordo. Meglio non spoilerare, ma me la ricordo. E allora aumentiamo santità. D'altra parte dovrei anche vedere che cosa fa. Vediamo la sua descrizione. Attila. Dal mio stesso sangue. Tutto qui soffocato dal sangue, poverino. Il flagello di Dio, temuto imperatore degli Unni, per sempre intrappolato insieme agli altri che si volevano macchiare del sangue degli uomini. C'è poco da dire, ovviamente l'avrei condannato. Però ci avrei anche pensato, onestamente, dai. Condanna, assoluto. Roleplay qua. Roleplay assoluto. Ignobile spettro. Ignobile pezzo di merda. Dunque, 9000 anime. Vediamo la reliquia. Forse hai dovuto prendere prima la reliquia e poi fare Attila, vero? Reliquia dell'oscurità. Ci mancano 7 reliquie, di cui una la otterremo di storia, se non ricordo male. Lo zoccolo di Nesso. Richiesto in pietà 5, gli attacchi rapidi eseguiti con la falce non possono essere più evitati dagli avversari. Ok, ho capito. Più o meno credo di aver capito cosa potrebbe fare. Per la sfida che dovremmo fare, credo già di sapere che oggetti otterremo. E io farei zoccolo, occhio di Alighiero, tempo delle combo, quindi monete di Pluto. Ora dovremmo effettivamente aumentare la furia di Filippo, perché ci serve questo. E credo anche il serpente dei ladri. Gli attacchi di Dante non possono essere bloccati dagli avversari. Senza utilizzare la falce, perché appunto dobbiamo fare 100 di combo. Vediamo se ce la facciamo. Qualunque cosa sceglieremo di aumentare sarà puramente roleplay. Credo di scendere qua, vero? Perfetto, allora da questa parte nulla. Di là, esatto, abbiamo il grande Minotauro. Ok, bravo. Lì intanto c'è il lago di sangue ribollente. Non mi sembra... invece sì. C'è qualcosa, quindi. Sì. Stataclunce. A cos'è che... cioè, so che serviva, ma cosa? Ci sblocca un passaggio, forse? Vai. Stataclunce. Sì, si rompe questa. Ecco cosa serve. Ok, no, forse devo fargli fare semplicemente un altro giro ora. Devo fare un altro giro per far sì che si rompa. Ecco qua. Vai, vai, vai. Ancora un po'. E... Stataclunce. Rotta? No. Sai che invece mi sa che dovevo dondolarmi? Avevo ragione? No. E invece avevo ragione io. Senti come se la ride. C'ha anche ragione ormai. Ormai stiamo facendo il suo gioco completamente. Ormai Lucifero... veramente. Allora, io intanto siamo arrivati a impietà 5. Cosa possiamo prendere a parte i peccati del padre? Che in realtà è utile, per carità.
Però, d'accordo, prendiamola. Io prenderei l'aumento della saggezza, sai? Anche se una cella di redenzione in più non mi farebbe schifo. Non l'abbiamo sfruttata granché la redenzione, me ne rendo conto. Come non abbiamo sfruttato neanche al massimo il cammino della virtù. Però quello, diciamo che è il primo incantesimo che ottieni, poi ovvio che ne ottieni altri migliori. D'accordo, prendiamo questo qui. E al prossimo prenderò questo, molto utile. Poi prenderemo probabilmente questi, ma dipende sempre un po' come va il giro di anime. Ehi là, Virgilio! Il fiume di sangue ribollente. Eh già. Ma perché dei centauri, tra l'altro? Allora, che hai da dirmi? In violenza, ferite e morte sono inflitte al prossimo. Questo girone tormenta coloro che uccisero e saccheggiarono, e l'anime che ingiustamente colpiscono altri. Posso dirlo a livello proprio di gameplay? Assolvere Attila sarebbe proprio da stronzi. Beh, non se lo merita di essere assolto, ma proprio mai, va bene? Tutti hanno una seconda possibilità. Col cazzo, se no non esisterebbero posti del genere. Qual è la loro punizione? In questo fiume stanno quei tiranni a ben ragion puniti in ribollente sangue. Ci credo. Basta? Eh beh, dai, ha fatto la scorta prima con quello che ci ha detto. Ci sono oggetti, non mi sembra. E allora, mana ne ho. Salute. Ah, c'è. È apparso di nuovo là in fondo, tra l'altro. Vabbè. Mi chiedo, non ci ho pensato perché non l'avevo visto, ma secondo voi, se prima non parlavamo con questo, il Virgilio che c'è là in fondo sarebbe apparso o è apparso proprio perché abbiamo parlato con questo? Pareva. Sapevo che dovevo lasciare. No, eccolo, quello volante. Il mio incubo peggiore. Ti pareva. Se non ricordo male a questo, prima gli si strappano le ali. E poi lo uccidi come gli altri diavoli merdosi. Eccolo lì, infatti. Zaccate! Esatto. Ora sei come tutti gli altri del tuo rango. Una merda. Aspetta. Visto che ci siamo, mi conviene, sì, tenere sempre fisso per il momento uno dei due, per forza. E in pietà o santità dobbiamo portarli al massimo. Uno dei due deve salire, e io salirei proprio con l'empietà per il momento, visto che ricaricarci il mana mi sembra molto utile. Quindi sacrifichiamo un oggetto, ci mettiamo la coda di Minosse, e condanna sia. Ecco fatto. Allora scaliamo il centauro. Eccoci. Ondate di calore qui vedo, eh. Vai, vai, vai. Appaiono nemici? Sicuramente. Guarda! Ah, oddio, me la ricordo sta zona. Me la ricordo. No! Stavo dicendo, me la ricordo come, ho sbagliato il tempo qua. Devi fare destra e sinistra per evitare la fiammata. Beccati questo! Attacco Vigorson. Col cavolo che me lo fai. Aspetta che sta arrivando la fiammata. Ecco qua, eh sì, ti piacerebbe. Cretino. Aia, ecco, questi fanno male. Oh! Ok, vai, vai, corri! Ecco fatto. Però è ingiusto che loro ovviamente non prendono danno. Dai! Aspetta! Peccati!
È caduto di sotto? Del padre! Non è male l'attacco dei peccati del padre. Vai. Il problema, sai qual è? Il fatto che ovviamente dura troppo poco. Sì, sì, guarda che non sei l'unico a fare gli attacchi a distanza. Ma secondo me l'altro è caduto per qualche arcana magia. È morto. Ma in realtà, esatto, per qualche arcano miracolo, altro che magia. Si è aperta? Sì. No, beh, aspetta. Non usarla, tanto non ci serve. Moneta? Madonna mia, ce ne mancano solo tre. E una sono abbastanza sicuro si trovi alla fine. Vai, ancora un pelo. E ora, muoviti. Ovviamente per evitare che scenda troppo, devi bagnoppare. Allora... No, 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 mi sono mosso abbastanza velocemente. Colpa mia qua, colpa mia. Tanta colpa mia. Vai, 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 vai. Perfetto. Cos'è questo luogo? Torna indietro, come amico Dante ti ha detto. Non sei pronto. Lo so. Amico, finora sono stato pronto a tutto ciò che avevi da offrire. Ma non a questo, a quanto pare. La foresta dei suicidi. Esatto. Mi fai salire qua, vero? Perfetto. Ma posso salire? Sì, ma non serve a nulla. Davvero? Io ce l'avrei messo un mezzo oggetto qui. Vabbè, meglio. Moneta? Ovviamente era una moneta. Ce ne mancano due. Allora, Virgilio, cos'è da dirmi su questa foresta? Si può essere violenti verso se stessi. E perciò, in questo luogo, colur che si privarono da soli della vita, or si pentono invano. Beh, ci credo. La vita è un dono, direbbe qualcuno, vero? Che cosa mi attende? Guarda bene, vedrai cose che rendono il mio parlare incredibile. Io pensavo avrebbe detto inutile, perché quello che vedi è più di quanto puoi raccontare. Io non mi ricordo, so che qua troveremo un nuovo incantesimo, ma non mi ricordo cosa fa. Grazie. Comunque è incredibile l'ambientazione che hanno creato fuori. Mamma mia, stupenda, stupenda veramente. Attenzione. Ecco fatto, risolto il problema. Forse fa questo effetto con la goccia che... Dio mio, guarda quelle facce. Mi ricorda a vederlo oggi la creepypasta quella di Godzilla. Godzilla per il NES. Red, ha la stessa faccia, la stessa espressione. Ed eccoci qua bloccati. Dante! Chissà chi è che ci chiama. Di qua però non si passa ora. Ovviamente dobbiamo occuparci prima dell'albero. L'ambientazione è stupenda, mamma mia. Credo che sia quello l'albero con cui dovremmo interagire ora, vero? Sì. Wow, fighissimo. No, oh no, scherzavo. Non è figo, non è figo per nulla. Pezzo di merda che sei. Eh no, bastardo. Di nuovo. Dante, attacca. È vero. Allora, fermo. Ora abbiamo bisogno di quella reliquia. Vedi, quando dice che è una cosa inutile, eccolo qua il momento in cui diventa utile. Ora. No. Perfetto, grazie. Allora, Dante, dobbiamo occuparci immediatamente della cosa.
so che dobbiamo ovviamente sfruttare l'albero. Ecco fatto. Però speravo che grazie ai peccati del padre ce l'avremmo fatta più easy. Invece non mi ha aiutato per nulla nostro padre. Dai, stupidi pipistrelloni, lancia magie. Di tutti i nemici, quello lì che ti dà lo scudo contro gli incantesimi e la croce è veramente, veramente fastidioso. Mamma mia, ho bisogno di andarmi a curare. Dunque, tu sei a livello 2. Purtroppo con sta idea di dover mettermi qui e sistemare tutti gli oggetti, lo ripeto, mi rendo ovviamente molto più vulnerabile e meno performante di quanto dovrei essere, ovviamente, lo ben so. Il problema è che quando vuoi usare delle cose e ovviamente il gioco te le mette a disposizione, io sono fatto così, mi metto anche in difficoltà, fanculo, io devo livellare quegli oggetti. È una questione di principio addirittura. E credo che se otteniamo qualche punticino extra lo butterei più che volentieri sul avere più mana. Lo butterei nel breve periodo sull'avere più mana, sai? Del cuore dell'imperatore. Chi sei tu? Cosa ci serve aumentare adesso? Ah, ecco cos'è quindi l'abilità che sbloccheremo qui ora. Io aumenterei l'empietà. Dovrei andare anche un po' a scelta, onestamente, dipendere da chi è questa persona. Però cavolo, ci serve empietà. Mi dispiace per chiunque lui sia. Chi è che sei? Pier delle Vigne, cancelliere dell'imperatore Federico II, non riuscì a difendere l'onore del suo sovrano, si tolse la vita dopo essere stato rovinato e imprigionato. Ma lui o il sovrano? In ogni caso ti sei ammazzato, in teoria per futili motivi. Ti chiedo perdono, ma brucia all'inferno. Anzi, sei già all'inferno. Scompari per sempre, addio. Pier della Vigne ha subito la condanna. È come Dragon Ball, quando vieni ucciso, quando sei morto, non c'è un super inferno, non c'è un super paradiso. No, semplicemente scompari dall'esistenza, fine. Ed ecco lì un punto di salvataggio, e da qui Dante, tutte le abilità possibili, un doppio salto. Affrontare ciò che hai fatto a tutte queste persone. Quasi mi spiace per te. Quasi. Riesci a fare il doppio salto, usa incantesimi, lancia croci divine, però scivola se c'è del sangue su una discesa. Grande, grandissimo Dante, ti vogliamo bene. Allora, dammi tutto. Moneta? No, perché ovviamente questa era messa qui. Qua abbiamo quindi mana e salute che non sfrutterei al momento. Non sfrutterei. E allora prendiamo il sassolone. No, non fare pazzie. L'ho lanciato pensando di semplificarmi la vita, non di farlo cadere nella pozza di sangue. E 3, 2, 1, caricalo più che puoi e vai! Fatto, semplice, pulito. No, aspetta, scusa, mi stavo salvando. Arriveresti parla finita ora. Già, vorrei proprio farla finita. Con le tue stronzate, Lucifero. Ecco con chi. E da qua si torna. Ma... posso salire qui? Vabbè, nel caso ci servisse salute in mano, sappiamo dove prenderlo dopo. Eccola la voce. Dove sei? O voce che mi chiama? Ecco fatto. Ogni tanto ricordiamoci che possiamo fare anche questo. Visto che 10 a 10, però almeno piano piano in qualche modo ce la farò ad aumentare l'empietà, no gioco? Vieni, scendi. No, ho sbagliato perché sono scemo.
Perfetto. Sì, sì, bravissimo. Guarda il mio vortice di lussuria. Maledetto. Mamma mia, il contrattacco. Grande Dante. No, mancato. Vedo che ti pari, eh. No, e che palle. Stavolta ha parato lui il mio. Dai. Mi dispiace, senza guardia. Vieni qua anche tu. Lo so, forse quando ci sono certi amici mi dovrei ricordare di metterla la coda di Minosse. Eccolo lì, appunto. Aia. No, 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 non chiedo. Beccatelo. E che palle, troppa gente c'è qui. Lo so. Andiamo di redenzione, va. Che così. Visto. No, 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 fermo. Visto che ce l'abbiamo, usiamola, va. Palle. Quando si parano loro è parata perfetta. Quando cerco di pararmi io, mai, eh. Fermo, 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 prendilo. Ecco fatto. Vieni giù, albero. Vieni giù che ti devo colpire. Bravo. Ancora. E che palle. Perché mi scerpi? Non hai pietà di madre. No. Quando no. Si parte l'anima feroce dal corpo, onde la stessa si è disvelta. Minos la manda al settimo cielo. Mandava, ormai Minos è andato da un po', eh. Germoglia e sorge in pianta silvestra. Nessun corpo, solo dolore. Che non è giusto che ogni anima possegga ciò com si toglie. Ma non dovresti essere qui, madre. Sei morta di febbre. E invece, a quanto pare, il suo cuore non ha retto alla febbre. Era troppo fragile. A quanto pare febbre non era, mio caro. Dovresti averlo mai capito che tuo padre era uno stronzone. Lo so. Tuo padre dispregiai per ser crudele. Ma debole ero fin troppo a disfidarlo. Così di mia stessa vita mi disfeci. E tu. Tu segui nei suoi passi. Perdonami. Mia è la colpa. Il cuore di proteggerti non ebbi. Potrai tu mai perdonarmi? Sì. Lo farà. Madre, perché ho perduto tutto? Taluni uomini cambiano, figlio. Altri diventano l'uomo che furono. L'uomo che anelano ad essere. Beatrice era tutto per me. Perché l'ho tradita? È troppo tardi per noi, figlio. Ma c'è ancora tempo per lei. Assolvimi. Vabbè, qua è un po' egoista chiederlo, però l'avrebbe fatto comunque. La mia anima appartiene a te. Devi salvare Beatrice. Lei è innocente. Lo farò, madre. Lo farò. Pum! Madre salvata. Ok, mana carico. Incantesimo, hai trovato un nuovo incantesimo, il frutto del suicidio. Vai nella schermata per metterlo. Esatto, lo metteremo. Io lo metterei al posto di questo, visto che lo uso veramente poco. Ma non mi ricordo cosa fa. Forza, venite.
Ah, così si lancia. Ok, va bene. Io ce l'ho abbastanza per potenziarlo, no? Perché ancora dobbiamo salire, quindi frutto del suicidio ha raggiunto la distruzione maggiore, ha un raggio di distruzione, ok? Quindi è sostanzialmente una granata. È una granata che rimane in campo, fa danno per tutto tempo e blocca i nemici. Ecco, fatto. Vieni qua. Ma tra l'altro, scusa un attimo, quella pozza qua di schifo vomito da dove è uscita fuori? Ecco qua, vai. Guarda, visto che tanto il gioco ce la butta proprio qua, perché dice usami per favore. Ehi, sto combattendo già contro uno di voi. Uno per volta, mi raccomando, Vieni qua. E aprilo in due. A posto. Vai, vai. Che palle. Dai. Provaci. Fammi un altro parry. Dai. Dai che ti perro. Io sto giro. No, è niente. Per perriarli devi beccarli nel tempo giusto. Solo che è un gioco talmente frenetico che andare di perri è controproducente. È controproducente andare di perri in questo gioco. Ecco perché c'è la reliquia che ti fa fare il perri automatico. Perché è poco intuitivo andare di perri. In Dark Souls, bene o male, c'hai i momenti in cui dici ok, posso usare il perri, posso fare questo, posso fare questo. Ah, non posso tornare indietro, bene. Volevo prendermi le fontane. Non c'è niente che mi sto perdendo? Siamo sicuri? Perché ho questa sensazione di aver lasciato qualcosa indietro invece? Ah, siamo nel deserto. Violenza può essere fatta al divino rinnegando egli nel cuore. Già. Altro da dirmi? La vendetta di Dio deve essere temuta, no? Qui rimangono i sette re che assediarono Tebe. Non temettero quella vendetta. Or cerca di evitare l'arena cadente. Al bosco ti antistretto. Ok, tanto andremo di sicuro dentro l'arena perché Dante è poco furbo. L'arena ardente.